Nessuno faccia un passo avanti. I volontari li schifo. Nessuno faccia un passo indietro. I vigliacchi li schifo. Quando nella mia grotta pipistrelli neri, nella tua gabbia pappagalli gialli. A volte il desiderio è vuoto. Conoscere tanto, e anche questo premio. Come è nata questa idea del premio e anche questo nome che a me piace, perché noi 44448, quindi nasce praticamente quando io ho smesso di lavorare, perché io scrivevo poesie all'età giovanile, poi il lavoro mi ha preso, infatti c'è una cosa che inutile che ve le racconto perché di non mi scemo. Quando sono liberato dal lavoro, ho detto, ma che faccio? Che avrò almeno qualcosa ancora da fare, ho detto, riprendo il mio hobby. Però ho capito che io da solo non andavo da nessuna parte, ho detto, ma l'arte già è difficile di queste, poi voglio fare artista io, non sono nessuno. Quindi mi sono messo in giro e ho trovato Michela Zanarella, Roberta Palizza che non c'è, Emanuela Di Stefano, tutte donne di un'altezza, non lo so nemmeno dopo. Dopo l'hai trovata? Perché lei stava verso il Circeo, quindi piano piano, verso il Circeo l'hai trovata. Lo vedevo dal Circeo. Sto parlando proprio delle origini. Si vede, si vede. 15 anni fa, prima che dovessi l'incidente automobilistico. Quando era 2001. Quindi addirittura pre-incidente automobilistico. Beh, io pure l'ho conosciuta da tanto tempo fa. E allora ho detto da solo non vado nessuna parte, ho cominciato a tessere questa rete. Roberto Paniz, lei, cioè tutti gli amici abbiamo. Siamo arrivati a questo punto. A questo momento però adesso abbiamo un obiettivo. Lo dico subito, in modo che mi torno un po' più. Abbiamo fatto l'associazione dei Schiamarte, sono 7 anni, 8 anni che è regolarmente costituita, eccetera. E abbiamo fatto l'anno scorso un tentativo di accedere a 2x2, così senza... Si poteva fare. Abbiamo pagato 1.400 euro. Siamo praticamente su 10.000 associazioni la 1.700esima in classifica. Una cosa enorme. Perché non proviamo a dare anche, fino adesso tutto quello che abbiamo fatto con i soldi tuoi, i soldi miei, ognuno autotassato per quello che ha fatto, non abbiamo distribuito una lira, non abbiamo preso una lira, non abbiamo preso una lira da nessuno, né dalle associazioni, né dagli stati, né da nessuno. Però adesso hanno creato il registro unico nazionale, si chiama il RUNTUS. Non è sembra una parolaccia. Registro unico nazionale. E quindi bisogna fare in modo che l'associazione acceda a questo. Abbiamo tutte le altre regole. Certo. Allora ci vuole qualcuno che prenda in mano anche la volontà di proseguire. Perché io voglio investire, voglio in modo che l'associazione non finisca nell'associazione, anche in altre milioni, in tutte quelle che sono iniziative, siete tutti quanti qua. Organizzate, tirate fuori qualche idea, ditemi a chi dobbiamo affidare queste entità, queste realtà, in modo che poi possiamo continuare tutti quanti ad essere amici insieme, costruire insieme, però avendo pure la possibilità di una sponda economica che ci viene dalla 5 per 1000, perché una volta già tre non ci vediamo 5 per 1000. Qui, da oggi in poi, con il tuo permesso diventerà la casa della cultura della nostra associazione e ci sarà la piccola libreria, dove tutti coloro che anche qui si testi per poi vedere non
quest'anno che si sì, ho già tantissimi testi anche di altri con Michele organizziamo un meeting al mese dove la nostra amica Luciana Aria di Vessura che porta alla sepoltura. Questo è il programma generale. Ragazzi, oggi abbiamo un altro premio, giusto Brunello? Sì, ci abbiamo ancora dei dati. Ci abbiamo, facciamo la poesia, la facciamo dopo, recitazione. Facciamo recitazione. Abbiamo qui presenti il quarto, il terzo e il secondo premio di recitazione. Il primo e il quinto non c'è. Allora il quarto premio è Elisabetta Petrovati. Elisabetta Petrovati. Il terzo premio è di Angela Maria Di Beri. Aspetta, ti faccio la pomata. Aspetta, Andrea. No, questo è fredissimo. Quindi te lo sei preso. Ah, pardon. Angela Maria Di Beri ha vinto. Dove stava Angela? Allora, ha vinto questo premio per che poesia? Che recitazione di che cosa? È la poesia di Bruno Mancini. Dedicato a lui e alle donne. È vero, perché questo rapporto tra Bruno e Mancini. Il 5 novembre a Norma. Recitato. Piacere collaborare con il presidente Bruno Mancini, ma allo stesso tempo con tutti i vari presidenti, tra cui Cecilia Salages di Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Anna Serri, Egitto, Perù, Aide Gutierrez. E quindi col presidente La Sponda cioè abbiamo qui l'onore della Grande Roma, il dottor Benito Corradini, che io lo considero come un fratello maggiore. È un padre il quale fratello maggiore ti dà un altro premio perché non lo sapete, il 12 dicembre questa signora ha avuto il premio Solidarietà Romana qui al Museo dei Papi a Roma, quindi e c'è già, questa è la bozza del prossimo numero con la sua foto, manco lei l'ha vista, tutto premiato. Questo che è bello di oggi è la squadra. Viva la squadra! Un applauso particolare. Una cosa importante al presidente Bruno Mancini è che questo libro, dedicato a Napoli, il nemico del mondo alla cultura, è stato premiato a Viareggio grazie alla conoscenza che ho avuto tramite il nostro carissimo, grande, illustre scrittore Mauro Montacchiesi. Impegnato come primo documento, mi hanno detto di portarle a tutte le biblioteche, perché ha un valore storico che avrà importanza nel tempo. Perché è una documentazione della storia. Io devo ringraziare il personaggio importante della Scuola Esposito che mi ha aiutato a tirare fuori l'amore verso la cultura napoletana. Già ce l'avevo, però io devo molto a Ischia, anche Ischia fa parte della cultura napoletana. Tant'è vero che qui Liga Ischia ha descritto il nostro grande presidente Bruno Mancini. Poi c'è la storia di Pozzuoli, della famiglia Petrarca, perché era napoletana. Poi ci sono grandi personaggi come la nostra cara amica Luciana Capece, Rita Petrarca, tutta la famiglia Petrarca. Perché
perché questa è un'importanza storica. Il bene non va dimenticato. Oggi più che mai l'amore deve trionfare. Deve trionfare sia nei cuori piccoli, ma anche nei grandi. E chi non comprende cos'è l'amore, bisogna farglielo comprendere. Bravo! Bravo. Quindi questo libro, anche se ci sarà qualche imperfezione, qualche errore, pazienza, ma il contenuto vale. E vale la parola. Quindi c'è anche Lucia Fusco, ci sono tutti i grandi artisti. E io la voglio donare alla Casa Cultura, la nostra grande amica, grazie, Chiara Pomoni, poi c'è anche Flora Rucco, tanti tanti artisti, Luciana Capece che con le sue poesie, col suo amore verso Napoli, la sua vita. Quindi grandi protagonisti. Ecco, grandi io ci sono per caso. Sì, c'è stata Irena, la famiglia Petrarca. Certo, ho detto la famiglia Petrarca, perché la famiglia Petrarca è importante per la cultura, è una storia che riguarda anche il secolo scorso, quindi da non dimenticare la famiglia Petrarca. Iniziate anche Rita, ne ha fatto la recensione e ha descritto tutta la sua famiglia, anche la nostra amata Elena. Elena Petrarca. Elena Petrarca e il papà, tutti i nove figli. E poi non dimentichiamo i grandi artisti, Merola, Sergio Bruni. Un saluto a Luciano Somma. Da Luciano Somma che mi ha fatto anche la prefazione ed è un grande protagonista della cultura napoletana. Ecco, quindi io sono entusiasta di aver raccolto i napoletani, quelli che hanno mandato a Napoli, che mi hanno detto, sono avuto 8 mesi di lavoro. Che non è stato semplice, perché io devo collaborare con mio fratello, per mamma, anche se non ci sono quasi mai, purtroppo, perché ho due bambini disabili. Devo fare i salti mortali per essere nel noi. Ecco, qui con brava. Bravissimo. Sopivo sulle ginocchia il mio gatto nero, muoveva a tratti il capo brusco, a caccia di un insetto la notte. Bruciavo nel getto della doccia gli occhi con forza insaponati, sbarrati per l'incubo schiodatosi di colpo. Sono le 8 all'alba e tutto va bene. Però devo dire che qui c'è qualcosa di molto prezioso. Un pavino già premiato grazie al presidente Bernardini, Bruno Mancini. Ma qui c'è un premio molto importante che viene dall'Egitto. Mi dispiace che la presidente Manal Serri non è potuta venire, faccio i suoi saluti per motivi di lavoro, perché lei spesso deve andare in Egitto, quindi non può dire mi prendo un giorno altro di lavoro, non gliel'hanno concesso. E anche che era presidente, la vicepresidente Flora Rucco, che ho saluto e sono molto grata per il suo impegno di tutto
di un anno di lavoro con Chiara, con questa casa di cultura che ha fatto conoscere altri artisti, e perché non sta bene e ha un marito all'ospedale. Lei deve fare le veci dei figli. Quindi porto anche i suoi saluti. L'associazione internazionale si chiama IDRAT-PIS, di cui faccio parte del direttivo. Quindi rappresento anche l'IDRAT. E sono orgogliosa di fare anche una foto insieme a Bruno Mancini, perché la Presidente Manal Serri, insieme all'autorità egiziana, scriverà un articolo anche in Egitto di questa premiazione. Insomma, mi sono voluto qua per premiare il mio aiuto personale. È molto importante. Non posso dire. Ecco, questo qui, Presidente, lo Pavino, mamma mia. Sì, bello. È molto importante questo incontro. Si doveva farlo anche in Egitto, è stata fatta in Egitto questa premiazione. Pavino. Quindi posso leggere. Allora, certificato di apprezzamento. L'associazione Il Nilo, CUSUR, l'Accademia di Creatività, la Fondazione IBETAPIS, il canale televisivo del Turismo a CHOF Egitto hanno il piacere di lasciare questo certificato che rende testimonianza della nostra sincera gratitudine al Presidente Dottor Bruno Mancini per la sua carriera e la sua collaborazione con la comunità egiziana e comunità araba. È stato presentato anche all'ambasciata qui a Roma, l'ambasciata egiziana. Io per motivi di familiari non sono potuto stare. Oggi questo premio così ambito, molto prezioso per le comunità egiziane, perché Manal Serri è una grande operatrice internazionale per l'Egitto, e scriverà questo articolo. Cosa possiamo dire, Presidente? Posso solamente ringraziare e dire che non ne sapevo niente. Sono senza parole, perché non sono neanche preparato il discorsetto, sai, diciamo che bello un Egitto, meno male che io sto facendo le cose degli altri. Non ce l'ho sul discorso da parlare, poi non so neanche parlare, perché sono uno scrittore, non sono un parlatore. Grazie. È un piacere collaborare con il Presidente Bruno Mancini, ma allo stesso tempo con tutti i vari presidenti, tra cui Cecilia Salages, l'Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Manal Serri, Egitto, Perù, Aide Gutierrez. Quindi col Presidente alla sponda abbiamo qui l'onore della Grande Roma, il dottor Benito Corradini.